Benvenuti, questa è la scuola la più alta in grado del territorio per eccellenza, ma è la casa di tutti gli studenti del territorio, è la casa dei docenti del territorio, dei docenti di ogni ordine grado, sia in servizio che in pensione. È la casa dove la pluralità delle persone diventano entità culturale. E proprio in nome di questa casa della cultura, che è il liceo classico di merito del Porto Santo, che ringrazio la presidente del CIP, sezione di merito di Porto Santo, la dottoressa Carabotta, unitamente ai suoi collaboratori, che ha voluto attenzionare attraverso la loro opera formativa e culturale la nostra scuola, proponendo per tutti voi ragazzi un test che saggiasse quali erano i vostri pensieri su argomenti molto importanti che costellano il mondo intero, ma in particolare la nostra Italia e il nostro territorio. Il convegno a cui loro hanno voluto dedicare e coinvolgere e dedicarlo a voi studenti del nostro istituto è un convegno che affronta una tematica importantissima, avente per titolo "Se la passione diventa ossessione". E quando la passione diventa ossessione riguarda la sfera dei rapporti interpersonali tra i generi, tra l'uomo e la donna, ma soprattutto tra i giovani, quanto per sviluppo e per tempi di vita. Io vi dico, e voi ne siete testimoni ragazzi, che la scuola è anche il tempo della solidarietà, del rispetto, della conoscenza. Tutta la scuola è in ogni ordine grado, nell'infanzia, nella primaria, nel primo e nel secondo grado, comprese le accademie e l'università. Ma la scuola superiore è la scuola quando si transita dalla preadolescenza alla giovinezza, e quindi meglio si concretizzano tanti valori che sono dell'amicizia, della solidarietà, e vi dico anche che è il periodo dei primi grandi, più importanti amori. E però è proprio nel coltivare questo nobile e importante sentimento che bisogna riflettere bene e impostarlo nella maniera più corretta possibile, perché l'essere donna è un valore aggiunto, è un valore in più nella costellazione dell'umanità del presente, perché la donna è stata sempre nel tempo privilegiata ma anche sacrificata nel mondo religioso, nella storia, nell'antichità, nella famiglia. La donna nella famiglia è la persona, è vero che l'angelo del focolare domestico, ma è quell'angelo a cui vengono affidati da noi figli, da noi mariti, da noi fratelli, tanti compiti in più, che sono quello non solo di governare la casa, ma di dare le indicazioni più giuste, i consigli più saggi per portare avanti la famiglia. Ed ecco che invito voi ragazzi, quando la passione diventa ossessione, di parlare con i genitori molto, di ascoltare i loro consigli, i nostri consigli, anche quando qualche volta possono essere contrari alle vostre passioni, di riflettere insieme e far sì che l'amore diventi veramente il motore del focolare domestico e della vita di ognuno, e che non vada a finire poi in situazioni di violenza, che non sono più amore, che non sono più passione, ma sono tutt'altra cosa. Io ringrazio tutti i presenti, la dottoressa Ferrara, il dottor Autentano e tutti gli altri, le altre autorità che non conosco chiaramente il nome di tutti, e i ragazzi soprattutto, i nostri studenti, i professori che tanto amano questa scuola, i nostri alunni,
le famiglie che ancora una volta in maniera massiccia per l'anno prossimo ci hanno affidato un consistente numero di alunni che si sono iscritti nel nostro istituto per onorare la nostra cultura, il nostro territorio e i nostri obiettivi. Grazie anche a loro, da parte nostra ci impegneremo unitamente alle associazioni culturali e con la scuola che vogliono collaborare per portare avanti l'opera formativa a favore assolutamente degli studenti del nostro territorio, affinché Veneto e i paesi vicini possano avere dei servizi importanti e esaustivi che di fatto onoreranno il nostro territorio, che non è fatto soltanto di notizie e di cose brutte, ma è fatto di tante potenzialità, ed è su questo che soprattutto dobbiamo puntare per rendere la nostra Veneto sempre migliore, sempre più importante, sempre più culturalmente autorevole. Io vi ringrazio ancora, ora cedo la parola alla dottoressa Carla Botta, che ha voluto onorare e che la ringrazio. Buongiorno a tutti, io do un saluto al presidente delegato del CIPE. Il CIPE è una realtà ormai sul territorio, è un'associazione socioculturale organizzata dalle donne per le donne in personalità. La sede è la gestiamo e la sede della nostra associazione. Io intanto per una risposta ringrazio il presidente scolastico, il dottor Domenico Zerichieri, che ci ha dato oggi la possibilità di entrare nella scuola e concludere quello che è stato un percorso che abbiamo iniziato qualche mese fa, perché abbiamo portato delle schede per quanto lo stock, cioè il questionario. Il questionario che è stato esteso dalla professoressa Pietro Pigno insieme ad altri specialisti, che poi faceva il dottore Aumentano in modo più dettagliato. Questo per noi è stato importante questo questionario, è stato parlare di stop, quindi ricordo il questionario per poter rilevare, l'importante per rilevare appunto il grado di conoscenza e il punto di vista degli studenti poi, per poter poi eventualmente poter procedere a interventi che sono mirati a diffondere la cultura del rispetto e del dialogo, perché è soprattutto superare che dopo che l'amore non è possessione, perché è soprattutto questo che dopo che c'è un rapporto di coppia si ha il capitalismo della coppia stessa, e questo sono veramente per noi il CIPE. Dobbiamo portare avanti questa cultura, la cultura della non violenza e quindi del rispetto, e questo dovrebbe essere fatto fin da tutte le età, in modo che i stereotipi antichi, i stereotipi culturali antichi vengano abolite, perché quei stereotipi antichi fin dalla nostra infanzia vedono i comportamenti di genere come se fossero contrapposizioni. Invece dovremmo cercare nella totalità di poter aiutare i nostri figli dalla tutela. L'associazione è consapevole che il problema educativo è un problema da affrontare, soprattutto per la sana attività dei giovani, e si interessa mediante la mediazione familiare, dove nelle sedi opportune noi portiamo avanti la sana attività dei giovani, mediante un interessamento alla famiglia. La famiglia intesa, basata sul matrimonio, è intesa come unione tra uomo e donna. Purtroppo è un argomento che in questi giorni è molto attuale, abbiamo visto con queste leggi, e che penso che noi pensiamo che la civiltà oggi, la nostra civiltà, debba proprio combattere, tenere presente un
combattere appunto queste differenze e tenere presente che la famiglia è l'unico nucleo dove vengono tramandate le tradizioni, gli etici, culturali, e dove c'è la condizione solidale e quindi poi nella società tutto quello che è in famiglia, che si, noi in famiglia poi praticiamo, possiamo fare un altro risultato in società. Noi come CIPE abbiamo voluto appunto ricordare, soprattutto abbiamo preso un diario del Leodano che verrà posizionato con il dottore in benedettia, e questo diario è soltanto per le persone a cui interessa certamente, dove effettivamente ci ricorderà e dove verranno scritte chiaramente gli episodi di altri settori che sono di cui la donna che è vittima. Noi la prevenzione per lo stalking ci teniamo tanto, anche perché abbiamo visto questa escalation di violenza che porta la vittima alla soluzione più fisica, quindi per questo soprattutto dobbiamo cerchiamo di evitare e di riportare l'educazione sana ai giovani, principi morali molto soliti che sono il continuo della nostra tradizione di ognuno di noi. Io la passo la parola al segretario e ci darà un discorso su tutto ciò. Grazie al Cito del merito molto salvo per l'opportunità che ci dà di ripetere un percorso che la violenza della donna è cominciata già proprio in questa cittadina qualche anno fa, in un'antenna di CIP, e di sotto avremo un votato. Il CIP è un'associazione che ha 70 anni di vita, sicuramente le nostre nonne che sono genitori l'hanno conosciuto, è un'associazione che a livello nazionale e a livello locale ha creato la struttura sociale dello Stato, è nata immediato non dopo guerra, quest'anno celebriamo il 70° della nostra fondazione e proprio questa circostanza torna utile per ricordare proprio tutte le donne che io chiamo donne del sommerso che hanno lavorato per la crescita della promozione sociale dei territori, per la diffusione della democrazia e della difesa della loro della democrazia. Stiamo riprendendo sulla Ionica con il CIF la ricostruzione della rete della nostra associazione. Abbiamo cominciato con San Giovanni, c'è la presidente qui che è saluto, l'avvocato Fariva Mallavacci. La seconda tappa è stata questa di Mento Molto Santo, ma intendiamo ritornare anche sulla Lopide, sulla Ionica avanzata, perché le testimonianze del ruolo del CIF di questo territorio è molto, le sono molto forti. Il valore che difende il CIF è quello della donna, ovviamente, della famiglia, è un'associazione che sono le donne, ma si rivolge solo alle donne. Non si è mai rivolta solo alle donne. La proposta di iniziativa sociale dell'associazione è una proposta di lotta all'uomo intera, la tutela, la difesa e il rafforzamento, ovviamente è maggiormente spinto sull'elemento donna perché rimane ancora un problema donna, un problema debole nell'ambito delle relazioni sociali, personali e anche familiari. Oggi come opera il CIF in provincia di Reggio Calabria? Abbiamo cominciato con il CIF in Italia, con le scuole aperte, con le scuole serali, con i corsi di recupero, con i corsi di formazione professionale, però con tutte le situazioni storiche, anche gli obiettivi che l'associazione si tratta sono concreti. In atto della nostra provincia, operiamo in favore dei disabili, delle famiglie dei disabili, in favore delle nuove emergenze sociali, dei nuovi bisogni legati a nuove schiavitù,
la violenza è una schiavitù vecchia che purtroppo si trova sempre, anche l'arginazione e anche a più gravemente poi barriere che possono, che esistono o che possono sorgere, che possono acquisire chiaro, della forma di questione sociale. Il CIF di Reggio Calabria è un atto opera prevalentemente con i disabili attraverso la gestione di un centro di riabilitazione per minori affetti da problematiche psicosensoriali. Questa è un'attività che viene svolta in regime di convenzione con la regione e proprio grazie al lavoro delle donne volontarie, delle dirigenti e a quello che si riesce a recuperare da questa attività abbiamo la possibilità a tanti. Il servizio che per ora ci impegna notevolmente è questo del contrasto alla violenza. Siamo partiti nel 2007 con un centro punto di incontro telefonico. Successivamente, tenuto conto anche delle istanze che ci venivano avanzate dalla magistratura, dalle forze dell'ordine, di accoglienza di donne vittime di violenza, abbiamo ritenuto di dover destinare la nostra struttura a struttura di accoglienza per donne vittime della violenza, all'interno della quale dal 2007, tutta spinta proprio della stazione dei carabinieri di Cinecco Montosalvo, che ci segnalò un caso di violenza familiare. Tra l'altro una violenza subita dalla donna, ma una violenza assistita anche da due minori. E quindi proprio su questo territorio della Ionica, non proprio meglio, ma comunque questo circondario, in precedenza si era detto che era stato registrato una mamma uccisa dal marito, madre di un figlio disabile, e la bambina, la figlia, camminava con il numero di telefono dei carabinieri nella tasca per segnalare quello che il padre praticamente, se si avvicinava il padre a casa, se usava violenza, e quella, questa bambina toccò aprire la porta al padre nel momento di vedere assassinare la madre di Giorgio. I carabinieri dopo questo episodio hanno avuto altre denunce e da quel momento in poi sono diventati i nostri agenti storici, segnalati il contatto, abbiamo visto la casa e abbiamo cominciato a lavorare per la prima volta nel 2007 con questo piccolo nucleo familiare. L'aspetto dell'accoglienza è un aspetto sicuramente forte, ne parlerà poi la responsabile della casa, ma alla violenza si arriva attraverso percorsi che non sono mai percorsi. Il violento non diventa violento a 50 anni, 40 anni o resta, no? Purtroppo a volte, spesso non si capisce, ma tante volte i segnali di violenza nascono per prima volta, quando si è assicurati. E magari si pensa che sia esclusivamente attività, curiosità. Ecco perché come associazione apprezziamo molto l'incontro con voi, con i giovani, e questo è il momento della riflessione, il momento in cui si possono acquisire elementi utili per capire quanto alla base rapporto, c'è qualcosa che corre il rischio nel tempo di degenerare, di diventare altro. Questa è l'attività del CIF, di recente abbiamo anche preso con la scuola, con una scuola di Italia che esiste sul territorio molto contaminato sul profilo ambientale dalla mafia a Carnavò, e abbiamo ritenuto di dover riprendere il corso di educazione alla legalità proprio
siamo presenti a casa vostra, in questo momento, a noi sono davanti alla casa delle donne, di accoglienza, per il centro di comunicazione. Dobbiamo essere sempre presenti, soprattutto per i giovani. Anche se qualche volta c'è anche un impatto di fisce, anziano, e prevalentemente la donna queste manifestazioni di violenza e di sopraffazione, però noi studiamo queste ipotesi che non so che possa essere anche una storia di questi casi di altri poco di vista. Io vi ringrazio dell'attenzione e la professoressa Martina Tartoni che ha permesso a lei che lei si chiama il successo che ha portato prevalentemente alla divulgazione su questo argomento. Se ne è interessata, poi abbiamo preso anche il questionario che hanno sottoposte alla sottoposta lezione del dottor Fossari, dottore Paolo Trano. Quindi ringraziato di qua tutti i miei clienti, la professoressa Mazzapoti, della modalità sviluppata, e grazie a lei in questo momento, per la presentazione, si faccia già il nome. Buongiorno a tutti, buongiorno agli alunni. E innanzitutto devo ringraziare il dirigente scolastico, il dottor Domenico Zialettieri, che ci ha ospitato, la presidente del CIC, la dottoressa Franca Carabotta, la nostra presidente regionale che ormai è di casa, fa un medico che affettuosamente viene sempre accolta, la segreteria organizzativa del CIF, quindi la dottoressa Dominella Iaria, la vicepresidente, l'avvocato Poli, le nuove entri del CIF che stanno collaborando con noi e tutti gli illustri relatori qui presenti. Possiamo iniziare a noi di oggi, il primo relatore è un relatore d'eccezione per il nostro territorio. Inizio con un'espressione molto bella, riportata sul Talmud ebreo. State molto attenti a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi perché doveva essere testata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio per essere protetta e dal lato del cuore per essere amata. La relazione del dottor Sandro Pelitano, psicologo e psicoterapeuta, il titolo Donne che amano troppo, dietro l'amore e la dipendenza. L'amore rappresenta il bisogno e la capacità di trascendere noi stessi e insieme ad un altro creare una realtà nuova. Talvolta, quando si altera l'equilibrio tra il dare e il ricevere, tra il proprio confine e lo spazio condiviso, l'amore può trasformarsi invece in un'occasione di crescita e di arricchimento, in una gabbia senza prospettive di fuga, con pareti fatte di dolore. Questo è quello che succede quando si scivola nella dipendenza affettiva. La dipendenza affettiva è una forma patologica di amore, caratterizzata dall'assenza cronica di reciprocità nella vita affettiva, in cui l'individuo, donatore d'amore a senso unico, vede nel legame con un'altra persona, spesso problematico o sfuggente, l'unico scopo della propria esistenza e il riempimento dei propri vuoti affettivi. Non sempre la differenza tra amore e dipendenza affettiva è netta. Può addirittura accadere che i due fenomeni si confondono. Il dottor Operitano ha una straordinaria carriera alle spalle e inoltre specialista.
vista proprio del tema che noi oggi affrontiamo. La sua è una formazione eterogenea, spazia dalla pedagogia, alla psicologia, alla filosofia, e i suoi principali ambiti di ricerca si collocano all'interno della teoria sociologica, dal mutamento sociale e dei valori alle trasformazioni familiari. Quindi ci predisponiamo con una grande curiosità e con un desiderio di rimettere e di condividere insieme ai ragazzi questo momento così importante. Grazie. D'accordo. Può darsi che negli ultimi tempi io sia un po' esagerato. Mi sveglio nel cuore della notte e gli lascio messaggi motivati in cui gli dico che non deve cercarmi più. Gli chiudo il telefono in faccia, poi lo stacco. Lo chiamo più volte ma non può rispondere, perché voglio che sappia quanto sto male senza di lui. Per quanto mi costi ammetterlo, la situazione mi è sfuggita di mano. Prima d'ora non mi era mai successo di perdere il controllo delle mie reazioni, di vedermi fare cose di cui in condizioni normali mi vergognerei. Non che sia particolarmente tedesca nell'organizzazione della mia vita, ma mi piace lasciarmi andare alle esperienze che mi capitano. Ma con quest'uomo, accidenti, non so davvero cosa mi prendo. Mi si è ribaltato tutto, non ho più convinzioni, punti fermi, principi. Lotto continuamente con i miei impulsi e contro i miei sentimenti. Lo voglio e non lo voglio, lo esalto e lo demolisco. Lo colpisco nei modi più feroci e meno nobili che conosco, per il puro bisogno di tornare in me stesso, negare la mia debolezza, il mio bisogno di lui, che non voglio accettare completamente, perché mi spaventano le conseguenze di non affidarmi definitivamente a questo amore. Buongiorno a tutti. Ho iniziato così. Io ho iniziato così il mio intervento, che ha un solo scopo preciso, quello di indurre qualche riflessione, per cui sarò pure abbastanza rapido e sintetico. Ma questo brano, che è tratto da Terapia di coppia della madre di Diego di Silva, ci fa vedere proprio in maniera estremamente chiara che cosa avviene in una dipendenza affettiva. Noi molto spesso non ci spieghiamo com'è che molte donne, nonostante subiscono violenze quotidiane, sistematiche, anche subito, non riescono ad opporsi e non riescono a denunciare nemmeno di fronte a violenze fisiche. Allora penso che la risposta sia proprio in questo di cui parliamo oggi, in questa dipendenza affettiva. La dipendenza affettiva è una condizione assolutamente paradossale. Ce lo dice un video: non posso vivere né con te né senza di te. Questa è la condizione paradossale. Non posso vivere con te perché mi rendo conto di subire violenze, di essere calpestata nella mia dignità, ma allo stesso tempo ho paura di perdere. Non posso fare a meno di questa relazione. Allora io credo che oggi sia necessario che io dica a questi ragazzi che sono qui, che sono all'inizio della loro giovane vita, all'inizio della loro carriera amorosa, diciamo così. Però io dico che la dipendenza affettiva, cioè un rapporto d'amore che è caratterizzato da una dipendenza affettiva, non è sano. Allora io qui, prima di andare avanti, vorrei proporre al dirigente proprio un test di autovalutazione. Mi piacerebbe che questo test venisse dato ai ragazzi, di autovalutazione sul loro livello di dipendenza affettiva. Quindi poi sarebbe estremamente interessante. Ma guardate un po', la dipendenza affettiva addirittura viene classificata nelle nuove dipendenze, le new addictions, che hanno una caratteristica: sono tutte quelle dipendenze dove non ci sono sostanze chimiche,
quindi come vedete già utilizzato internet shopping e quant'altro. E la dipendenza affettiva viene messa in testa a queste dipendenze. Quindi come vedete è un problema estremamente serio. Ma cos'è la dipendenza affettiva? Allora, diciamo che non è estremamente chiaro, è uno stato patologico. Io capisco che le dinamiche dell'innamoramento hanno alcune caratteristiche, ma le caratteristiche dell'innamoramento devono essere il prodromo dell'amore, non la porta d'ingresso alla dipendenza affettiva. Quindi questo è veramente importante. Comunque è uno stato patologico in cui una relazione di coppia viene addirittura vissuta come, diciamo, la condizio sine qua non, senza la quale io non posso vivere. Scusate, la frase che noi sentiamo spesso, senza di te non posso vivere, tu sei tutta la mia vita. Scusate se mi permetto, non è che sia una frase sana, è una frase ammalata. La frase sana è: io posso vivere con te, posso vivere anche senza di te, ma scelgo liberamente di vivere con te. Allora questa credo sia la dimensione vera di un rapporto di coppia. Ma perché noi trattiamo anche la dipendenza affettiva in questi giorni, vicino all'8 marzo? Perché di solito l'8 marzo, ma anche nelle vicinanze dell'8 marzo, come dire, cominciamo a riflettere su questo problema della condizione femminile nella nostra società, che dal mio osservatorio, è, come molti sapete, il consultore familiare, ho a che fare con famiglie, con bambine, con coppie, con problemi di separazione, o diciamo il mio lavoro quotidiano. Da questo punto di vista credo che ancora dobbiamo fare grandi passi in avanti. Credo che esista una violenza così diffusa e invisibile contro le donne, specialmente nel nostro territorio, che credetemi mi fa venire in mente. Per chi ci lavora dentro, credetemi, è un problema estremamente serio. Allora credo che questi incontri servono veramente come prevenzione, per farvi riflettere, attenzione. Quando mettete in piedi un rapporto di coppia, cercate di mettere in piedi un rapporto di coppia sano, perché la vita di coppia non è il paradiso, non è un momento. La vita di coppia è un impegno quotidiano, costante, e una grande fatica. Come vedete, la dipendenza affettiva, stando alle ricerche, colpisce di più le donne, anche se i maschi non sono esclusi. Però fondamentalmente la popolazione affetta da dipendenza affettiva femminile, come vedete, dai 20 ai 50 anni. E quali sono le caratteristiche? E in quel testo di cui parlavo prima, di autoreputazione, c'è la possibilità di ciascuno di noi, quindi per voi ragazzi dovrebbe essere interessante, valutare, no, anche per noi perché non ci studiamo, per valutare il nostro livello di dipendenza. E quindi poi mettere in atto quelle che sono, come vedremo poi magari nel dire che fare, quelle che possono essere, diciamo, ciò che possiamo fare per evitare che una relazione diventi di dipendenza affettiva. C'è una fragilità, c'è la necessità di essere apprezzati. Ma io devo dire una cosa, che la caratteristica, diciamo, centrale della dipendenza affettiva è la bassa autostima. Cioè le donne che sono affette da dipendenza affettiva non hanno autostima, quindi hanno una bassa stima di sé, per cui cercano di trovare la stima di sé dentro un rapporto che poi, come abbiamo detto, diventa purtroppo un rapporto ammalato. Vedete un po' i sintomi, sono sintomi, scusate, quando parlo di una sindrome, la sindrome è un insieme di sintomi che caratterizza una patologia. Allora c'è il terrore dell'abbandono e della separazione. Il brano è violento e, come dire, è semplificativo di questo, no? Non lo vuole però ha paura di perderlo. Quindi c'è questo elemento che è molto importante. E si caratterizza da questa rivoluzione estrema. Sentirete molto spesso una situazione del grande questo mondo tra i ragazzi. Dice, ti tratta in questo modo e tu continua a stare con lui, nonostante lui ti stia, continua a stare, c'è la devozione estrema. Addirittura, no?
un certo punto si verifica una cosa abbastanza curiosa, beh, si instaura un senso di colpa. Cioè lui mi tratta male perché io forse ho fatto qualcosa di sbagliato. Quindi pensate un po', non solo la donna subisce violenza, subisce aggressività, ma addirittura costruisce un senso di colpa che nasce sempre dalla bassa stima di sé. Beh, di capacità di tollerare la solitudine. Poi altri sintomi come questo stato dell'animo continuo, quindi dello stato ansioso o perenne. E dicevo senza di cooperare. In effetti, poi questa dipendenza effettiva noi perché l'abbiamo messa tra le nuove dice le nuove dipendenze? Perché si caratterizza con alcune dinamiche che sono proprio caratteristiche della droga. Che è chiamato mandamore, intossicazione, nuove tosse, non sono mandati. Scusate di ecco come è caratterizzata la dipendenza attiva, caratterizzata dagli stessi elementi che sono caratterizzati la dipendenza da sostanze da droga. Quindi l'emprezza, la tolleranza, c'è sempre più bisogno di stare con lui, continuamente. E l'incapacità del controllo del proprio comportamento. Avete sentito nel brano che ho letto, dice io me ne vergogno poi quando non controllo più il suo comportamento. Addirittura nel libro a un certo punto lei mi manda dei messaggi alle 3 del mattino, parte delle cose che mi mette a repentaglio, che sono amante, a repentaglio anche la sua vita familiare, lo minaccia dicendo che era condannato alla morte, quindi parte delle cose veramente che non tengo più, quindi non riesci più a controllare il proprio comportamento. Ecco, questo è quello che ho detto prima, il senso di colpa. Non è un onore santo ricordarlo, ma ve lo ripeto, questo mi piace ripetere. Lo voglio mettere scritto lì. Questo ve lo dovete ricordare. Allora, una storia d'amore che è caratterizzata dalla dipendenza non è sana. Questo è un messaggio che noi tutti dobbiamo fare passare, ma su cui voi ragazzi ci volete riflettere. Sentivo una battuta della dottoressa Ferrara, diceva che questa violenza, questa aggressività di donne nei confronti delle donne non nasce a 50 anni. In effetti, anche un interrogativo ce lo poniamo. Quali sono le radici di questo problema? Perché? Io direi che ha detto proprio il dietro, dottoressa Ferrara. Lei ha detto verso i primi rapporti amorosi, eccetera, io andrei ancora più indietro. La psicologia dell'età evolutiva ci dice che le nostre macchie affettive li costruiamo nei primi mesi e nei primi anni di vita. Mi sembra che a un certo punto dovrei andare a cercarlo. Eccolo qua. C'è stato uno studio, una ricerca estremamente importante, che è quella di Bowlby, dove ha verificato che quando un bambino appena nasce, ne stiamo parlando dei primi giorni di vita, dei primi mesi di vita, riesce a soddisfare questi che sono i bisogni primari, fondamentali della nostra vita. Sì, c'è pure il latte, c'è pure il rosso, questi sono fondamentali. Quando un bambino si sente amato, protetto e accettato incondizionatamente, per accettare condizionalmente vuol dire che il bambino deve essere accettato anche se fa il monello, anche se fa il capriccio, anche se non va bene a scuola. Se il bambino sperimenta questo, da adulto sarà una persona che è in grado di rapportarsi con l'altro sesso in maniera corretta nel rispetto della dignità della persona. Quindi le radici di questo problema è all'inizio della nostra vita. E proprio per questo c'era scritto prima, ecco, le radici si avviano alla famiglia. In genere quando noi andiamo, se noi studiamo chi fa violenza alle donne, dalle violenze diciamo quelle minime fino alla quelle più grave nel cosiddetto femminicidio, però non mi piace. Capirci?
nasce proprio da questa atmosfera familiare, dove se il bambino, il ragazzo mentre cresce si sente, no? Come dire, si sente rifiutato da gente. In effetti che fa l'adulto? Cosa cerca nell'altro? La donna cerca nell'altro probabilmente questo genitore che non ha avuto, questo genitore che non è riuscito a conquistare, questo genitore che l'ha respinta. Quindi molto spesso, quando andiamo poi ad analizzare, o quando in quei casi positivi vengono in terapia, noi scopriamo questo elemento. Quindi scopriamo che è vero questo elemento, non è solo teorico. Quindi questa famiglia da cui nascono, in cui crescono questi soggetti, come vedete, è caratterizzata da carenze di affetto autentico, di protezione, di calore. Allora pensate quanto sia importante, quanto siano importanti i primi anni di vita in questo momento. Ecco, lo dice qua, no? Questa tendenza a ricercare nell'altro, quindi in questa patologia trova il discorso della famiglia di genitore, cercare nell'altro ciò che non sia avuto di genitore. Quindi l'assenza di questi tre elementi che ci danno prima, c'è anche da dire questo, sono il fondamento dell'autostima. Io ho stima di me se ho questa base sicura, quello che poi mi chiamava l'attaccamento sicuro. So di essere amato comunque, quindi non sono geloso, non sono possessivo e non sono opulente. Vedete, l'avevo accennato prima, le dipendenti affettive accettano qualunque cosa, accettano tradimenti, accettano violenze di ogni tipo. Io la settimana scorsa però una paziente con tutto un segno qui, fatta dal marito, non ha battuto un cigno, l'ha pestata, gli sono rimasti una serie di segni, non ha detto nulla, quindi non l'ha denunciato, non ha fatto nulla. Quindi capite bene anche che quando si è in questa condizione, che appunto risolvolina una condizione patologica, allora c'è anche questa difficoltà a rivolgersi a gente. Sì, molte donne anche dipendenti affettivi, da tutti c'è un'altra categoria che sono quelle donne che hanno subito violenze sessuali, o molestie sessuali da piccoli. Questo la mia collega Mariella Sullaci ci potrebbe veramente dire di più. Ecco, sì, se la madre è attenta, se la madre dà al bambino le caratteristiche di cui diceva la moglie, si imparerà la madre. Quindi c'è la fiducia di base, dice questo, la madre primaria. E qui mi è venuto, leggevo questo discorso di Papa Francesco in Giordania, quando incontrate i bambini, dice se i bambini non crescono nell'amore, di conseguenza non imparano la madre. Quando saranno grandi difficilmente potranno risolvere i conflitti che lasciano queste terre. Addirittura poi alla base della risoluzione di un conflitto come quello del Medio Oriente, che è gravissimo, addirittura pone l'amore, pone a riuscire a fare sì che i bambini siano cresciuti nell'amore. Addirittura, beh, questo credo che sia veramente da accettare pienamente. Beh, poi naturalmente ci sono, io sto andando veloce, perché ovviamente il tempo è, sì, velocissimo, anche perché vorrei dire, spendere le parole su un testo che è stato fatto, di cui parlava già la dottoressa Carbone. Ci sono vari tipi di dipendenza, da quello ossessivo, quello dipendente dalla relazione, beh, salto questa parte, ce ne sono, ci sono anche dipendenti romantici, pensate a tutti. Che fare? Perché poi noi dobbiamo suggerire anche nel momento in cui si entra dentro questa dinamica, dentro questa logica, noi che cosa dobbiamo fare? Non è che sia facile, sinceramente, però perché ci vuole, come dice qua, una grande volontà, una grande costanza, perché non è un cambiamento che si ottiene immediatamente. Ma intanto alcuni suggerimenti,
dice fai qualcosa da solo, non spostare la dipendenza, perché alcune volte per, come dire, per risolvere la dipendenza attiva instauriamo un'altra dipendenza, non la spostiamo. Poi dice risolvi i tuoi interessi, fai ciò che ti piace, quindi in qualche maniera vuol dire occuparsi di sé, occupatevi di voi. A me piace sempre dire che una coppia è il contrario di quello che si, quando si dice sono due metà che si uniscono, no, sono due unità che si uniscono. E in questo senso chiudo e poi passo al testo. Mi piacerebbe ricordare quando Di Brana, in una poesia bellissima, quella del matrimonio, nel libro Il Profeta, intanto dice una cosa molto vera, dice l'amore è così come il corona, così che procede. Quindi l'amore ha in sé questo elemento. Però quando parla del matrimonio dice state insieme ma non bevete della stessa coppa, mangiate il pane ma non della stessa pagnotta, dice state uniti ma non troppo vicini. Cioè vuol dire che richiama, e ci richiama all'unità, al fatto che prima di essere coppia dobbiamo essere noi stessi. Quindi sono due unità che si uniscono, non due metà. E mi fermo qui, se c'è la luce. E mi fermo qui e faccio un brevissimo commento su un testo che è stato somministrato a voi ragazzi. È un testo che è stato somministrato da grado, c'è il classico, lo tecnico, eccetera. E nel leggere le vostre risposte fa un po', beh, devo confessare un po' di delusione, nel senso che beh, la domanda così lo sbocchi come passo molto di ogni cosa, lo prendiamo da internet, eccetera. Ma ci sono due o tre cose che mi hanno colpito. In una domanda dove c'era quale consiglio daresti a un compagno oggetto di storia, tra le risposte c'è, guardate, fare attenzione a comportarsi bene, che è una frase, scusate, che per me è gravissima, perché gli stanno dicendo, no, probabilmente gli stiamo dicendo alle ragazze comportatevi bene, perché poi c'è la colpa vostra. E con la vecchia storia dei cugini, no? Perché aveva i cugini stretti. Cioè, se vi ricordate il caso del giudice che assolve perché c'era la colpa della ragazza dei cugini stretti. Beh, insomma, siamo in questa cultura. Un'altra cosa che ho sottolineato è che quando si dice quali sono le tue proposte, eccetera, ma ci sono parecchie ragazze che rispondono, che bisogna rispondere con la violenza. Addirittura uno scrive uccidete. Io una volta conoscevo un resistere, un resistere, un resistere, un resistere, ma uccidete, cioè una cosa abbastanza grave. E un'altra, l'ultima cosa di questo testo che però ci deve fare riflettere, deve fare riflettere le istituzioni. Non tutti i ragazzi sanno che esistono dei centri a cui bisogna rivolgersi. Di fatto da questo testo viene fuori che sostanzialmente noi non sappiamo a chi rivolgerci. E quando si dice rivolgendo alla famiglia, secondo me è un'indicazione falsa, perché è molto difficile che ci si rivolga alla famiglia. Credo che questa sia la realtà. Quindi queste tre cose mi hanno colpito. Allora, credo che su questo dovremmo noi fare qualcosa di più. Perché esiste il consultorio, esiste la soluzione del domicilio, esiste il centro di violenza del diritto della dottoressa, esistono queste strutture. Ma io in 35 anni non mi sono mai trovato di fronte a una donna che viene da me per dirmi che ha subito violenza. Viene da me per altre cose, non viene fuori che c'è la violenza. Quindi su questo noi dovremmo riflettere. E chiudo ringraziando per l'attenzione, scusate se ho preso troppo tempo, ricordate ancora una volta, se riusciamo a fare questo test, io vi posso fare il compito di stampare una copia, ve la do, perché è un test di autovalutazione, io lo darei ai ragazzi. Diciamo che a noi non interessa molto il topo, ma mi interessa che attraverso questo test ciascuno di voi possa valutare il grado di dipendenza attiva che ha. E io ho dato una valutazione di una meta, diciamo particolarmente complicata. Grazie e buon giorno.
Mariella Sfilace, responsabile centro abusi ASP numero 5 di Reggio Calabria. Il titolo della sua relazione: le reazioni psicologiche della vittima di stalking. Nella parola. Grazie, buongiorno, mi trovo volentieri qua. Un grande piacere perché voi sapete, ho detto qualche tempo fa, lo ripeto, lo ripeto, io sono prima di mia, come diceva il dottor Verità, no? Da più di 20 anni. Il centro per l'abuso è nato più di 18 anni fa, ma già ora prima di mia, come diceva. In questi 18 anni mi metto ancora in questo. Sarei voluta arrivare un po' prima. E allora, prendo subito da quello che lui ha detto, perché non vorrei riprendere i concetti che ha preso il dottor Autorità, ma vorrei darvi un piede di spunto. Prima di parlare degli esimi della vittima, vi vorrei chiedere, ma voi sapete una persona vittima? Ve ne vorrei descrivere una ragazza di 16 anni, che è arrivata dallo studio, circa 15 giorni fa. Una ragazza che ha tentato due volte il suicidio e che in una struttura sanitaria è stata messa in terapia con un antipsicotico perché pensava non ci fossero nessun po' di persone in casa. In realtà questa ragazzina mi si presenta molto dimessa, un cappello in testa, il maglione del padre, un pantalone molto largo, stile educato. Completamente dimenticata nella sua femminilità, molto carina, piccoletta, ben fatta, però nascosta da un ingombro di indumenti per nascondere la sua identità, di una fragilità impressionante, di una sensibilità impressionante, una bella personcina, nei contenuti e quello che raccontava, e quello che diceva. Ma di fondo viene fuori un problema così. Non valutato dalla struttura al momento, perché la struttura era preoccupata di garantire questa ragazzina una protezione farmacologica perché lei non richiedesse l'acqua ad ammazzarsi. Perché l'idea è costante, continua. Vuole dare la vita. Ma perché? Perché l'ho scoperto. Quando sono venuti ed è venuta tutta la famiglia, è venuto anche il fratellino di 8 anni. Che il fratellino si racconta. Dice, mia sorella dice sempre, ma a casa mia un bambino di 9 anni si urla talmente tanto, fai schifo, che io me lo sento entrare nelle orecchie, anche se me le tappo, arriva ai polmoni e il mio cuore poi scoppia. Un bambino di 9 anni. Accentrata. In questo nucleo familiare c'è la figura materna, forte, possente, anche nella mimica, anche nella gestualità e anche nella centralità della posizione che aveva avuto all'interno di quella famiglia. Il piccoletto, quando diceva qualcosa che riguardava la famiglia, si avvicinava al padre, il padre muto. Bene, questa ragazzina ieri mi dice, da quando sono nata mia madre mi dice, ma che sei nata a fare? Ci hai rovinato la vita, ci hai rovinato il rapporto, non vedi che tuo padre non parla più con me, perché se parliamo ci bisticciamo per colpa tua, sei un fallimento della vita. Sta aspettando il 18° anno di età per poter ulteriormente minacciare dicendole a 18 anni che vai via, se ne devi andare. Ecco, come nascono le vittime? Questa è una ragazzina che ha un grande bisogno di accoglienza, di affetto, amore, dipendenza. Ha bisogno che qualcuno si prenda pure lei. Che la faccia sentire importante, che la faccia sentire tanto, che lei dia un motivo per credere nella sua vita, perché lei non riesce a dare valore alla vita. Una ragazzina
che fino a qualche tempo fa si impegnava nella scuola e ieri mi ha detto basta, non mi voglio più, ma perché mi devi impegnare? E mi ha raccontato un fatto che veramente mi ha raggelata. Dice, dottoressa, mia madre mi ha chiesto ieri di prendere la biancheria, l'ho fatto. Quando è tornata mi dice, hai appeso la biancheria come il tuo cervello sotto sopra, l'hai appesa al contrario. Questo è l'inizio di una potenza negativa. Se noi non interveniamo, se non interveniamo su quella mamma, e se non interveniamo su quella ragazza a farle trovare non solo la voglia di vivere, ma l'autostima, la forza e il credere in se stessa, nel suo potenziale, perché poi paradossalmente vado a scuola e gli insegnanti dicono c'è una bella intelligenza, dottoressa, la stiamo perdendo, io ho una ragazzina vivace, fa domande interessanti, ha una capacità intellettiva veramente a fuori la morte, vero? Però c'è questa mamma che non l'ha mai accettata, probabilmente perché la mamma nel vedersi brutta, grassa e riconoscere che era riuscita a dar vita ad una figlia carina, bellina, proporzionata, molto graziosa, in qualche modo doveva minare quella femminilità che non la rappresentava. Quindi già partiamo dal rapporto di centro. Da dove dobbiamo partire adesso? E queste sono le vittime che poi io mi trovo le grandi, donne insicure, donne deboli, donne che sono sempre vissute in funzione dell'amore che arrivava da fuori, che non si amano, che non si rispettano e che non credono in sé. E questa è la forza dell'abusante. L'uomo quando si cerca la sua vittima, si cerca la vittima. E sa perfettamente dove può mirare. E allora, ora vi faccio il secondo passaggio. Quando invece ho a che fare con una vittima di stalker. Qualche mese fa mi arriva una ragazza della vostra età. Mi arriva come? Perché ho una segnalazione d'urgenza da una scuola, mi chiama un prete, insegnante di religione della scuola. Già dottoressa, come dire subito, io accolgo la richiesta, mi presento nella stessa mattina di quella scuola. Una ragazzina esile, piena di brufoli, che erano risposta emozionale alla sofferenza che aveva dentro. Accanto a lei, seduta, c'era una compagna, lei non aveva voglia di parlare, sapeva solo piangere, con la testa bassa, chiusa in se stessa, la ravvicchiata, in un atteggiamento proprio regressivo di difesa, a bici. Chiaramente, capisci il quadro veramente depressivo di questa ragazzina che non aveva nemmeno il coraggio di alzare gli occhi perché si vergognava. L'amica del cuore, che veramente è stata l'amica del cuore, cosa si deve fare? Appena sono entrata, ho detto, dottoressa, non la fate parlare, vi devo fare vedere solo delle cose. Mi ha dato la maglietta, le braccia, bruciata con una sigaretta, destruiva la sigaretta addosso. Noi queste cose le abbiamo dovute portare tutti fuori sorpresa veramente pura di questa storia. Poi mi ha fatto vedere le gambe, piene di vide, di vidi, una cosa impressionante. E poi aveva uno scaldacollo, mi alzavo semplicemente un po' lo scaldacollo e aveva un livido che le partiva da qui e le arrivava quasi fino al seno, una cosa impressionante. Allora, in quei casi sappiamo già che questa donna, ragazzina, donna, aveva già sperimentato il peggio della vita. Dopo qualche giorno, sempre questo professore mi manda su WhatsApp un messaggio di questo stalker che è inviato alla ragazza. Vi leggo solo quello che è leggibile,
solo quello che è leggibile, perché quello che abbiamo letto, che lei mi ha colpito, anche noi che diventiamo vittime terziarie, mai letto cosa più ignobile. In quello che vi leggo è la parte più leggera del messaggio. Ve lo leggo perché gliel'ha mandato su Facebook e questo è stato messo in atto. Dopo averla umiliata con delle frasi ripetibili, dei contenuti veramente gravemente patologici, che rappresentano il limite dell'essere bestia, con tutto il rispetto per le bestie, scrive: morirai e marcirai lentamente. Ve lo leggo anche nelle pause che ha messo, perché le pause sono importanti. Il messaggio deve arrivare in tutto. Io ti devo distruggere, ti devo terrorizzare, ti devo tenere sempre sotto. Quindi anche i tempi che ti possa sfilare il messaggio che io ti mando per distruggere. Fin quando io non avrò saziato il mio sapore di vendetta, ti farò seppellire il volto dentro la terra, fin quando i vermi non te lo consumeranno piano piano. Sapete cosa mi ha detto il giorno dopo questa ragazza? Perché con questo messaggio ovviamente è partita la denuncia, c'erano le foto, quindi immediatamente la denuncia. Questa ragazza non l'abbiamo con tutto il mio gruppo, le ragazze, gli psicologi che mi danno un aiuto, un gruppo anche di ragazze tirocinanti molto giovani, hanno sentito il bisogno di fare rete. Dice: dottoressa, ha bisogno di essere sostenuta, perché uno degli esiti è che la vittima non può parlare, è quello che noi definiamo il mondo. E a volte nel mio mestiere, poi il mestiere, ci rendiamo conto che forse è bene non avvicinare quella persona da coetanei o quasi da giovani, perché il senso di vergogna è meno netto rispetto a una condizione difficile ovviamente ad un adulto. E quella ragazzina piano piano ha cominciato a parlare, a raccontarsi nel dolore fisico prima che quello mentale. È più facile rappresentare il dolore che noi abbiamo fisicamente rispetto alla sofferenza che abbiamo maturato dentro. Cosa viene fuori? Viene fuori una situazione familiare, come diceva il dottore Modalità, ma esattamente così, di un rapporto di grandi insicurezze, conflittualità con le figure genitoriali, dove c'era la tendenza a sminuire, frammentare, involontariamente, perché sono degli amori che nascono in una condizione di malessere. Già dai primissimi momenti, dal primo contatto con la figura materna, parlavamo dell'attaccamento, questo attaccamento che nasce come un attaccamento insicuro che poi diventa veramente distruttivo. Questa ragazzina aveva bisogno di sentirsi amata, assicurata, aveva bisogno di una dipendenza, giustamente, perché lei si sentiva viva solo se amata dall'altro. Capite che forza ha lo stalker nel momento in cui si cerca la vittima? Perché sa, su di lei potrà avere potere, proprio perché crea quella dipendenza di cui la donna ha necessità. Allora, una cosa che non si dice mai, all'interno di queste coppie le disfunzioni sessuali, vi posso garantire che io ho viene utilizzata anche nel momento dell'intimità, perché quello rafforza la dipendenza, che è una dipendenza perversa. Quindi ci troviamo di fronte
ma delle psicodinamiche di coppia che si strutturano lentamente nel disfacimento della vittima che diventa sempre più dipendente dall'amore carnefice, in un rapporto perverso disfunzionale in cui la donna non ha più percezione del sé. Come diceva il dottor Alberitano, si sente lei la responsabile. Questa ragazza diceva: non vorrei sapere perché mi ha scritto questa cosa che mi ammazza, perché io ho sbagliato. Che hai sbagliato? Spiega, che cosa hai combinato? Sì, perché la sera prima io ho parlato su Facebook con un mio amico e lui non voleva che io parlavo con questo mio amico, ma non è che abbiamo fatto niente, che abbiamo parlato, però lui è geloso, dottoressa, capite che ci tiene a me, sono la sua fidanzata e io forse non ci dovevo parlare. Capite che c'è anche una distorsione della realtà. Quella ragazzina si sentiva colpevole perché aveva parlato con un suo compagno per niente. Però quest'uomo nella testa le aveva imputato che, siccome era un suo possesso, non poteva assolutamente comunicare con gli altri. Un altro problema prodotto nelle vittime è l'isolamento. L'isolamento sociale e l'isolamento dalla rete affettiva. Non ci diciamo niente di nuovo, sono tutte donne sole. Puntualmente questi uomini riescono ad allontanarle da un nucleo familiare, creando delle condizioni di falsa conflittualità in modo tale che la donna comunque si senta sempre più accentrata in questa relazione perversa. È vero, non può più vivere senza quell'uomo che la distrugge, perché di fondo attorno al deserto. E quindi si creano tutte quelle condizioni in cui quel poco di autostima si perde completamente, quel poco di autonomia si perde completamente e quel poco di competenza decisionale. Ho fatto una cosa che non dovevo fare, ho parlato col mio compagno, ha ragione se mi vuole mettere la testa sotto la terra e vuole che perdi le mangi, no, capite? E non vi dico quello che c'era scritto prima. La compagna, sempre la compagna, quella che non l'ha mai abbandonato ed è quella che ha avvicinato il prete, suo professore, loro professore di religione, è stata lei che ha raccolto le prove, tutti i messaggi, le faceva le foto, ha fatto una raccolta di foto dove c'erano le botte che questo uomo le dà, le botte. Anche se questi segni nel tempo sono rimasti come cicatrici, questa ragazza aveva le cicatrici delle procedure. Io scrivo direttamente che cosa rimane da un'esperienza di iniziazione. La vittima che rimane imprigionata in questo amore perverso. Quello che noi notiamo è la depressione e la voglia di scomparire, il desiderio di morire, turbe del sonno, turbe alimentari. Sono donne che passano dalla bulimia all'anoressia con estrema facilità, sono donne che nascondono il proprio femminile quasi fosse qualcosa di cui vergognarsi. Sono donne che rompono completamente il contatto con il sociale perché si vergognano troppo di quello che gli è successo. Sono donne che non credono più in se stesse e pensano c'è un disvalore della propria persona. Non gli rimane niente dentro. E la cosa peggiore è che quelle donne che hanno figli pensano di essere mamme in grado e sentono di non poter dare nulla ai loro figli perché sono loro le prime a avere bisogno di attenzioni, di cure e di amorevolezza. Quindi capite, c'è anche la pesantezza di sentirsi inadeguate nell'essere madri, nell'essere genitori. Molte hanno anche tratti ossessivi compulsivi,
fanno degli atti, delle reazioni che ti danno protezione, ti danno un senso di sicurezza. E poi cominciano i grandi sensi di colpa. Sono donne che rifiutano la propria femminilità, la fine perché la femminilità la riconoscono solo nell'amore per me. E sono donne che non riescono più a ricostruire, anche dopo aver fatto un percorso, un rapporto d'amore, perché sono veramente bruciate. Io mi fermo qua nel senso di aver tirato almeno degli spunti. Quello che io vi chiedo, con permesso, credete nella rete, credete in chi opera in questo settore, perché non è vero che non ci sono i servizi, non è vero che la rete non funziona, non è vero che non si può uscire da queste situazioni e non è vero che è pericoloso segnalare, perché in realtà una volta che noi riusciamo a far partire la macchina della protezione, la protezione funziona. Non dimenticatelo mai. Grazie.